Ciao a tutti amici, Tano TV per voi. Allora, eccomi ancora qua, pronto per stare in vostra compagnia. Ricorda, metti un like. Iscriviti al canale Tano TV. Attiva la campanella per vedere i nuovi video appena escono. Eccoci qua amici miei, allora siamo pronti per farvi vedere le ultime novità dei nostri Zengavò, ma prima vi voglio far vedere una ragazza molto molto simpatica, molto carina, che lavora in un bar. Però cosa succede? Che quando la ragazza è in pausa, cosa fa? Balla! Sì, avete proprio capito bene, nelle loro pause la ragazza balla e devo dire che balla molto bene. Allora, questo è il suo bar, si chiama Istante e lei adesso è in pausa. Guardiamo come balla. Vediamo. Eccola. Veramente bravissima. Brava veramente. Ricordo un personaggio molto famoso, amici miei. Molto molto bravo. Bene amici miei, allora abbiamo visto Marika, questa ragazza che nelle pause del suo lavoro balla e devo dire che balla molto bene. Complimenti a Marika. Adesso invece parleremo dei Zengavò. Parleremo di quello che è successo, di quello che combinano tutti i giorni, di tutto quello che mettono nel loro profilo Instagram. Allora adesso lo guardiamo insieme. Ragazzi, come avete visto, sono qui allo stadio a vedere Inter-Atalanta grazie a Leo Vegas e volevo invitarvi ad andare sul sito di Leo Vegas perché è iniziata la Leo League. È un concorso dove potete vincere tantissimi premi, tra cui i biglietti per le partite. Quindi andate. Che arriva un pacco da parte di FGM04, un gran sorrisone. Perché? Perché all'interno trovo sempre degli outfit pazzeschi, ovviamente. Non mi mancano gli outfit di FGM04, ne ho veramente tantissimi colori, tantissimi modelli, ma sono diventati ormai indispensabili per me perché li uso davvero quotidianamente, non solo per fare sport. Perché? Perché li trovo comodi, li trovo originali, stilosi, colorati, ma soprattutto sono realizzati con un tessuto made in Italy particolarissimo che ci aiutano a riattivare la microcircolazione, quindi allo stesso tempo vado a combattere la cellulite e la ritenzione idrica. All'interno di questo nuovo pacco ho ricevuto un tutone che volevo già da tempo. Adesso vi mostro il contenuto del pacco e anche che ho fatto scorta, ovviamente, di bendaggi perché sono il mio trattamento preferito di FGM04. Eccola, lei è la mia preferita, adesso ve la mostrerò indossata perché
davvero indossata rende molto di più. Poi abbiamo quest'altro nuovo completo, bellissimo anche questo, i bendaggi, ovviamente vi faccio vedere i due cassetti pieni di tutti i prodotti di FGM04 che io davvero utilizzo giornalmente. Io vi consiglio di iscrivervi alla newsletter perché così sarete sempre aggiornati su tutte le varie promozioni. Tra l'altro le promozioni si attivano automaticamente nel vostro carrello, più acquistate e più ovviamente risparmiate. In più vi lascio un codice sconto che è ROSIOK per avere un ulteriore 10% di sconto su quello che acquistate, cumulabile con tutti gli sconti che trovate sul sito. Penso che vi ho risposto con questa immagine, capite perché la volevo da tempo? È stupenda, anche chi mi sta osservando è veramente bellissima ed è comodissima. L'amo. Non posso più farne a meno. We gotta take a night train to the Hollywood City to rock off his fucking ancient walls. We gotta take a night train to the Hollywood City to make his dreams to down in reverse. We gotta take all dirty night train. Yeah, we gotta take all dirty night train. Nei capelli, la mia vestaglia che Andrea ama tanto, vero? Bellissima, mi piace, infatti ho detto non la cambiare mai. è vero, perché io un giorno ho detto mi devo liberare di questa vestaglia, perché ce l'ho da tantissimi anni, c'è un diciamo c'è un rapporto in abbinato. Ah certo, ovviamente qui non andiamo senza la ciabatta da nessuna parte abbinata, e quindi c'ho un legame affettivo a questa vestaglia. Però un giorno ho detto oggettivamente, cioè, non è che proprio sia così sexy, amore, questa vestaglia. Allora sexy no. Quindi ho detto me ne devo liberare, ma lui mi ha detto no, non ti liberare di questa vestaglia perché mi vede sexy anche così in qualche modo, dai. Che coraggio. Comunque io sto diventando un'esperta di calcio, vero amore? Ieri come mi sono comportata allo stadio? Ieri ti sei divertita molto. Mi sono divertita tantissimo, ma solo perché ero allo stadio. Cioè, nel senso, adesso abbiamo sottofondo una partita che è la Roma Crema. Ah, ho detto crema. Cremonese. E sono distratta, non riesco a seguirla, a essere costante. Non ti perdi però nulla. Vabbè, questo non lo so, non sono esperta. In realtà scherzavo prima. Però allo stadio mi diverto, quindi mi devi portare di più allo stadio perché mi piace fare i cori, fare i tifi e esultare quando ci sono i gol. Ma come siamo mattinieri oggi, eh? Abituata, Io non tolgo gli occhiali, ragazzi, perché ho due occhiali fino a qua sotto. Buongiorno. Bene amici miei, siamo arrivati alla fine del video. Io adesso come sempre vi saluto, vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e noi ci vediamo molto presto da Teo TV.